migliaia di persone si sono riunite a Washington per manifestare dissenso in merito alla visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dichiarandosi contrari al suo discorso al Congresso degli Stati Uniti. Tra le richieste dei manifestanti c'è quella di un cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente, che si unisce ad un ulteriore coro unanime legato al rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e alla fine degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti. Siamo venuti a Washington perché non vogliamo questa guerra da criminali, dobbiamo difendere i diritti umani. Io vivo da anni in questa città, ma oggi ho deciso di schierarmi con i palestinesi e con il loro diritto alla vita. Non vogliamo alcuna distruzione, non vogliamo nessun genocidio. Io penso che Benjamin Netanyahu sia un criminale di guerra. Non capisco perché ha ottenuto il permesso di entrare in questo paese, ha le mani sporche di sangue, ha fatto un sacco di cose malvagie e sappiamo tutti che oggi è qui perché nel suo paese non ha più alcun sostegno politico. Non è possibile che oggi Netanyahu sia qui al Congresso per chiedere altri aiuti militari agli Stati Uniti per continuare a finanziare un genocidio. Lui è consapevole che nessuno crede più in lui. Oggi siamo qui per schierarci dalla parte giusta della storia. I manifestanti si sono radunati nel centro di Washington per chiedere l'arresto di Netanyahu per crimini di guerra, per evocare la fine del conflitto e chiedere giustizia per gli innocenti che stanno pagando le conseguenze di una guerra che non gli appartiene.